bello dire. Lui si è fatto attrarre da un comportamento istintivo che avremmo fatto tutti e di conseguenza il più dispiaciuto è lui, anche non è il più dispiaciuto è lui, ma sono situazioni che possono capitare. Ci siamo lasciati attrarre dall'entusiasmo del pareggio, siamo andati a forzare delle situazioni mentre c'era da continuare, come la squadra aveva fatto bene fino a quel risultato lì, fino al pareggio, continuare ad aspettare di saper individuare il momento giusto per forzare le cose. Una di queste aveva portato poi al pareggio, perché erano stati bravi a mordere, magari scoprendosi, però riconquistando una palla importante e poi riuscendo a farla valere. Con l'espulsione giochi contro una grandissima squadra, per cui loro i vantaggi li sanno far valere poi sul campo, e probabilmente sono stati agevolati poi in quel momento lì di essere una punta soltanto, perché noi avevamo l'inferiorità numerica, oltre che un riferimento solo davanti ai due centrali, c'era sempre da scalare in avanti, a volte le scalate diventano lunghe. Poi quando è entrata la seconda punta, involontariamente ci ha un pochettino agevolato, perché poi riuscivamo di più a prendere poi con le scalate la superiorità numerica nel mezzo al campo. Quel momento lì eravamo due di meno, perché poi bisogna un po' concentrare al giro per il campo e diventa più difficile. Se si vuole lottare o si vuole avere ambizioni importanti, o si è forti nella testa, se no questo lavoro qui non si può fare, non si può aspirare a classifiche di livello. Questa è una sconfitta che va accantonata in funzione di martedì, che però poi bisogna saperla usare per reazione al momento giusto, però vista l'importanza e la gara e la competizione che andiamo ad affrontare, bisogna portarsi dietro quello che la squadra mentalmente ha sviluppato in maniera più frequente, cioè quello di un buon calcio, convinti di avere delle potenzialità, di giocarsela con tutti. Sicuramente gli episodi poi che ti girano contro fanno la differenza in dei momenti di partita e di campionato. È chiaro che bisogna saperli leggere questi momenti, li devi saper percepire quando c'è la situazione che devi stare un pochettino più fermo e devi saper sopperire a quando invece c'è da spingere di più e da essere più sbarazzino nelle interpretazioni. Ecco. Però poi la squadra secondo me è stata molto penalizzata dagli episodi, perché ci sono girati contro. Basta vedere la prima respinta dove Mazzini poi è andato a ritirare il gatto per tutto il portiere, se avesse fatto qualche cambio tutta la partita. Invece poi su un episodio dove si poteva gestire bene noi ci hanno preso il vantaggio grande. La rotta va valutato bene, non si sa ancora la risposta, se è un crampo oppure un problema muscolare. Mi sento una domanda.